Le fonti, Instant Focus, il nostro approfondimento, vedete subito dal nostro titolo di cosa parliamo, di Brexit, intanto con qualche aggiornamento direttamente dalla City, ma perché parliamo di Brexit? Perché naturalmente è uno di quei temi che ci siamo portati appresso negli ultimi anni, anche nell'ultimo anno, nel 2020, nonostante tutte le varie notizie si siano un po' offuscate per colpa del Covid, del coronavirus, che ha sballato le nostre vite, ma ha sballato anche la nostra relazione proprio con le notizie, ma la Brexit, lo abbiamo sempre detto, era lì. Chiaramente gli accordi si sono dilatati ulteriormente, insomma l'abbiamo definita più volte una soap opera, una saga, quella dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, ma proprio in ultima battuta del 2020 l'accordo è stato raggiunto e da adesso in avanti bisognerà fare i conti con, a livello europeo, la perdita della Gran Bretagna, con eventuali modifiche anche nell'accordo che è stato portato a termine, ma anche i conti con il paese stesso, con la Gran Bretagna, che naturalmente ha raggiunto quello che ha voluto, stando al referendum naturalmente che ha visto vincere il Leave, ma che naturalmente adesso dovrà cambiare anche al suo interno, a livello economico, a livello sociale e a livello di relazioni con gli altri paesi. Cerchiamo di fare un po' il punto subito, naturalmente poi tanti dettagli arriveranno nel corso dei prossimi mesi, ma noi vogliamo capire anche cosa cambierà per noi. Intanto saluto Maurizio Carta, Alliance News, collega che segue sempre con noi le vicende della Gran Bretagna e della Brexit. Maurizio, buongiorno, ben trovato. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Guarda, ho fatto una premessa molto ampia perché credo che quando si parla di Brexit, proprio perché ne abbiamo parlato per tanti anni e abbiamo cercato di capire, senza avere nessun elemento pratico in mano, che cosa avrebbe potuto succedere, davvero credo che ci possano essere tantissimi aspetti da valutare. Non so se sei d'accordo, partiamo da qui e partiamo poi, così almeno lascio subito te, la parola a te nel dettaglio, cerchiamo di capire come è stato vissuto questa ultima parte, no? Degli accordi che non si sono mai fermati tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea, quindi l'ultima parte del 2020. Che cosa è cambiato per la Gran Bretagna? Ma è cambiato innanzitutto che era forse anche l'opinione pubblica, Manuela, era un attimino stanca di questa questione che si trascinava oramai da 4 anni e che chiaramente, come hai anticipato tu, era una saga, è una saga assolutamente una telenovela, insomma, diamogli il nome che meglio preferiamo, che non finisce perché in certe parti gli accordi sono ancora, diciamo così, da definire. Per esempio, ne dico uno sulla pesca con il quale si è trovato un periodo ancora di estensione per trovare un accordo finale. Chiaramente, come tutte le cose, doveva avere una fine per avere poi un nuovo inizio, magari di future contrattazioni permanenti. Quello che penso io, ecco, nello specifico Brexit. Ma a me è parso che ambedue le parti fossero un attimino stanche di stare a trattare ancora su quelli che dovevano essere i futuri rapporti. Quindi, se da parte britannica si è ottenuta la Brexit, cioè anche senza un'ulteriore estensione dopo il 2020, per parte europea è stato ugualmente, a mio modesto parere, un traguardo, perché comunque bisognava voltare pagina e guardare forse l'Unione Europea più per la sua parte interna e non per il distacco. Quindi ci ha guadagnato, secondo me, il Regno Unito, se questo è quello che voleva, l'Unione Europea per poter aggiornare la propria agenda, ma soprattutto l'opinione pubblica che magari adesso è un attimino più libera da questa faccenda storica. Diciamo che da adesso in avanti si possono comunque tracciare delle linee un po' più certe, no? Perché naturalmente venivano tracciate queste linee che però non avevano una fine, perché chiaramente rimanevano tanti punti interrogativi, un po' come la situazione che si è venuta a creare nel 2020 per altre cose, tipo il Covid. Ma lasciamole un istante da parte, Sì. o meglio, tra poco mettiamo in relazione proprio per dare dei numeri economici, proprio la situazione causata dal Covid e la situazione che ci siamo portati appresso attraverso la Brexit. Chiaramente il percorso della Brexit, Maurizio Carta, ha coinvolto tantissimi aspetti, in primis quello politico, con l'avvicendarsi, no? Sì. Ecco, di cambi politici, di litigi, di scissioni, di perdite di pezzi, insomma, quindi anche questo ha portato naturalmente a rivalutare l'assetto politico del Parlamento britannico. Insomma, questo sicuramente ha causato e ha portato ulteriori scossoni in
con quella che è stata una vicenda non troppo chiara fino all'accordo che è stato stabilito e portato a termine a dicembre. Mi piacerebbe appunto capire quello che dicevo poco fa. In un anno già difficile e complicato dal Covid, quali indicatori secondo te sono importanti da mettere in superficie? Quindi per guardare al futuro che riguardano l'economia della Gran Bretagna, perché da qui chiaramente insomma, con l'uscita dall'Unione Europea si deve rimettere in discussione l'economia interna proprio del paese, no? Quindi da che punto partiamo? Quali sono i principali numeri che ti senti di portare all'attenzione di chi ci segue? Ma innanzitutto i numeri purtroppo sono impietosi. Si dovrebbe chiudere, adesso aspettiamo i dati consolidati, il 2020 con un PIL assolutamente calato in doppia cifra, dovrebbe essere intorno all'11% di calo per quanto riguarda l'anno 2020. Se questo fosse confermato, secondo le stime di quello che è l'ufficio che si occupa delle stime economiche britanniche ufficiale, dovrebbe essere la maggiore contrazione del PIL in oltre 300 anni. Ecco, questo per dare anche una prospettiva Urca, storica. certo. Chiaramente poi anche per quanto riguarda la disoccupazione, un po' come avviene in Italia, i dati sono un attimino drogati, scusami la definizione, perché anche qua c'è il divieto di licenziamento e quindi il regime di furlough, che sarebbe una sorta di cassa integrazione, è stato prorogato fino a marzo. Quindi anche i dati della disoccupazione, diciamo così, sono tenuti un attimino a galla da comunque il sussidio britannico governativo. E ben venga, dico io. Chiaramente, per quanto riguarda i maggiori indicatori economici, si dovrebbe probabilmente entrerà a far parte del gruppo del 100%, come lo chiamo io, cioè un debito intorno al 100% del prodotto interno lordo anche per il Regno Unito, che si muoveva intorno all'85% prima. Sì. Ma soprattutto abbiamo visto che noi magari seguiamo più quello che fa la Fed o che fa la BCE, che sono, diciamo, nell'immaginario comune, soprattutto in Italia, le banche centrali che si seguono di più, però insomma anche la Bank of England si è mossa con il quantitative easing in maniera molto forte, con quasi 900 miliardi di sterline, di cui 20 specifico dedicate al mondo dei corporate bond. Quindi ti dico che sicuramente il Regno Unito è una potenza economica mondiale, però ha avuto i suoi grossissimi problemi con il Covid, che ne hanno letteralmente affondato l'economia nei suoi maggiori indicatori. Sicuramente, Manuela, la sterlina, come potrai vedere anche nelle aperture di anno, si è un attimino rinforzata. Quindi adesso dovremo capire anche in un'economia che non è fatta sicuramente di esportazioni come quella del Regno Unito, se una ripresa della sterlina possa o meno ostacolare la ripresa insomma, di chi fa esportazione in un'economia che è importatrice netta, nel senso che nel saldo della bilancia commerciale il Regno Unito importa più di quanto esporta. Quindi la sfida è in salita, però diciamo che mi pare che sia un problema diffuso, ecco, questo della sfida di quello che sarà il 2021. Beh sì, quello sicuramente, Maurizio, purtroppo, nel senso abbiamo ancora da risolvere tante questioni, in primis l'emergenza sanitaria che non insomma, allenta la sua morsa, per così dire, poi tutto il tema economico che presenterà il conto più netto proprio nel corso del 2021, questo è chiaro. Johnson, Boris Johnson nel suo discorso diciamo, per le feste natalizie ha detto abbiamo la libertà nelle nostre mani. Cosa ne pensi di quello che ha detto Johnson? Ma tecnicamente ha assolutamente detto una cosa corretta, perché comunque il Regno Unito non solo ha abbandonato l'Unione Europea, ma è uscita dall'Unione Doganale Europea e poi è uscita anche dal mercato comune europeo. Ecco, per mettere le cose in prospettiva, per esempio la Norvegia, che è un paese che non fa parte dell'Unione Europea, ma ha aderito comunque al mercato unico europeo, cioè al single market. Il Regno Unito invece, a differenza, è uscito proprio da tutto, quindi è riuscito a ottenere un accordo di libero commercio, quindi senza quote e senza dazi doganali, che
che però facendolo uscire, ecco, dall'unione doganale e dal mercato unico fa sì che ci siano i controlli alla dogana. Questo, Manuela, comporta quelli che vengono chiamati, diciamo così, dei costi occulti, perché nonostante non ci sia il controllo, il dazio vero e proprio sulla merce, c'è un controllo che comunque crea, anche se sono pochi minuti, dei ritardi negli approvvigionamenti. Questi costi occulti sono appunto i controlli fitosanitari, per esempio, i controlli dei documenti che viaggiano insieme alla merce, il controllo della merce, ma soprattutto, uscendo anche dal regime, insomma, dall'IVA, da quella regolamentazione IVA europea, ci sono anche dei controlli di carattere fiscale. Quindi anche pochi minuti possono creare delle file ai porti di Dover o di Calais. Assolutamente, peraltro qui mi dai un assist incredibile, perché la domanda che si stanno ponendo tutti è chiaramente uno degli aspetti per cui si è più interessati, fermo restando che sui viaggi ancora dobbiamo capire cosa succederà per il tema coronavirus, no? Però che cosa succederà a chi volesse andare in Gran Bretagna, cioè noi italiani che vogliamo spostarci, cosa dobbiamo fare, che cosa cambia, Maurizio? Allora, sostanzialmente, ecco qua, utilizziamo questa televisione per fare anche un attimino di chiarezza, ecco, non è stato costruito nessun muro di filo spinato consente di non esportare o addirittura di andarci in vacanza, quindi ecco, questo va chiarito. Sicuramente per chi vuole andare a lavorare nel Regno Unito adesso è più macchinoso, perché comunque si entra nel Regno Unito, si può stare solamente per un periodo non superiore ai 3 mesi, mentre chi vuole andare a lavorare nel Regno Unito già deve garantire un contratto di lavoro in partenza che superi circa, adesso al cambio in euro sono più o meno 28.000 euro, ma quello che farà veramente la differenza è la politica dell'immigrazione, cioè il Regno Unito dovrebbe stabilire un sistema a punti per cui si vanno a tappare, tra virgolette, i settori in cui fondamentalmente c'è una maggiore richiesta, ma che più nello specifico prevederanno un sistema a punti in base alle proprie competenze, quindi anche, che ne so, l'aver superato un esame di inglese, credo sia il B1, oppure insomma avere delle qualità tecniche e competenze davvero importanti. Ok, assolutamente, però ecco, io leggevo, Maurizio, che la questione del visto non coinvolge però gli oltre 4 milioni di europei e nel dettaglio 700.000 italiani che già sono nel Regno Unito e che lavorano nel Regno Unito, cioè chi è già, ecco, perché anche su questo punto inizialmente c'era preoccupazione, no, per chi naturalmente lavora nel Regno Unito già da un po', per loro non cambiano le regole? Allora, per chi vive già nel Regno Unito, no. Allora, per esempio, se se Mario Rossi viveva nel Regno Unito sino al 31 dicembre del 2020, entro questi 5 anni o più di 5 anni, poteva già fare quella che è il settled status, cioè praticamente una richiesta permanente, ecco, poi fra pochi anni magari potrà fare anche la richiesta per il passaporto. Invece per gli altri, quelli che stavano da meno di 5 anni, dovevano compilare, si fa anche, ecco, con un'applicazione sullo smartphone, il pre-settled status, cioè una sorta di pre-registrazione, non solo con la residenza, ma che attesta che prima della Brexit si lavorava, si era già un contribuente del Regno Unito e si viveva stabilmente all'interno del Regno Unito. Quindi, per concludere, chi viveva già all'interno del Regno Unito si deve regolarizzare in questo senso con pochi passaggi burocratici, fatti anche, insomma, a livello digitale, mentre per i nuovi arrivati, adesso mi hai ricordato per esempio gli studenti, per il discorso anche di Erasmus, no? Cambia anche lì. Sì, è stato praticamente, si è usciti anche dal progetto Erasmus, che adesso invece si chiama in salsa britannica Touring Program o Touring Scheme, che vorrebbe replicare quello che era appunto il programma Erasmus, ma quello che cambia fondamentalmente è anche il costo
delle università, perché se prima si pagava una rata minore annuale in qualità di cittadino europeo, adesso la rata è uguale per l'europeo come per l'americano, il canadese o il pakistano, quindi aumenterà il costo della rata universitaria e presumo che possa arrivare anche a oltre 30.000 sterline l'anno, dipende dall'università, per esempio università come Oxford o come Cambridge saranno un attimino meno accessibili anche per i costi, secondo me. Ecco, Maurizio, già lo erano, sì, lo erano già prima. Lo erano già prima, ok. Altro aspetto enormemente cruciale in generale, ma soprattutto in questo momento, la sanità, perché adesso esiste la tessera sanitaria europea di assicurazione malattia, naturalmente che si può utilizzare nei paesi membri dell'Unione Europea e non solo, anche in altri paesi come l'Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, ma comunque, insomma, che cosa accadrà? Suppongo che non sarà più valida. No, allora, infatti il passaggio che ti ho detto poco fa del Settle Scheme assolutamente correlato, utilizziamo un sistema, termine finanziario, esatto, strettamente correlato con anche la richiesta per poter utilizzare l'NHS, che sarebbe il sistema sanitario nazionale, per dirla sintetica, e che quindi dà la possibilità anche di poter avere il medico di base, che non è proprio il medico di base, è un medico di quartiere, e quindi per poter utilizzare il sistema sanitario nazionale un po' come lo conosciamo in Italia, ecco. Quindi non solo cambiare la propria residenza, quindi iscriversi all'AIRE, cosa che uno dovrebbe fare immediatamente appena arriva, ma fare anche compilare il Settle Scheme, che scade, lo ricordo in questa sede, il 30 giugno di quest'anno, quindi c'è tempo sino al 30 giugno anche per quelli che vivevano prima del 2021, quindi negli anni pregressi, per regolarizzare la propria posizione. Sì, ok. E poi altre questioni, il discorso del roaming, telefonini, insomma, cambia anche quello, bisognerà informarsi, immagino, Maurizio, con i propri operatori telefonici, no? Le compagnie telefoniche, per capire quanto si paga e quanto non si paga. Anche questo è importante, perché quando era stato tolto il roaming, no, avevamo gioito un po' tutti, perché insomma chiaramente con una vita che è fatta sempre più di spostamenti, ripeto, a parte questo congelamento causa Covid, quella era una parte fondamentale soprattutto per chi viaggia per lavoro, insomma. Sì, assolutamente, anche se l'anno è iniziato da poco, Manuela, però era una scelta che si poteva fare, diciamo così, unilateralmente, quindi io ho parlato con altre persone che hanno magari un numero italiano, ecco, per andare nel pratico, e non è stato caricato nessun costo di roaming. Poi non so se questo potrà avvenire in seguito, però probabilmente anche diverse compagnie telefoniche, ecco, non prendiamola per buono, potrebbero, diciamo così, rinunciare a questi costi aggiuntivi, vista magari la mole di traffico. Ecco, per il momento io, con le poche persone che ho parlato che posseggono un numero di telefono non britannico, non c'è stato un charge, un sovraccarico di costo. Ok, abbiamo scordato qualcosa di fondamentale, Maurizio, fermo restando che poi, insomma, gli aggiornamenti arriveranno strada facendo. Ti viene in mente qualcos'altro prima di salutarti? Ma guarda, più che altro, più che allora, volevo dire soltanto che secondo me quello del 2021, insomma, questa è la speranza per il mondo, volta pagina un po' su tutto. Però ecco, dei dati strettamente anche finanziari, che sono quelli che poi riguardano magari anche il pubblico, soprattutto il pubblico del vostro canale, è anche il fatto che per esempio il FTSE 100 l'anno scorso ha lasciato sul terreno oltre il 14%, quindi probabilmente anche nei prossimi mesi vedremo un trend al rialzo che sarà strettamente correlato, lo ridico, con il programma di vaccinazioni e con il calo dei contagi. Per quanto riguarda la saga Brexit, prevedo, Manuela, faccio un parallelismo con la Svizzera, una contrattazione praticamente quasi permanente, perché non solo queste 1200 pagine di accordo lasciano diversi dubbi, come per esempio quello dei servizi finanziari, ecco, che ci guarda da vicino, ma soprattutto perché la stessa Svizzera, che ha un negoziato praticamente continuo con
Il Regno Unito potrebbe magari alzare l'asticella in base alle cose che vengono concesse al Regno Unito. Quindi secondo me, ecco, la butto lì, guardare il Regno Unito è però più vicino, guardare anche la Svizzera che in base all'altra trattativa non vorrebbe avere delle discriminanti e viceversa, ecco, dico questo. Certo, certo, assolutamente. Allora, grazie a Maurizio Carta che ci ha quantomeno chiarito i punti fondamentali in avvio di nuovo anno su Brexit e abbiamo compreso che tutto è ancora da definire, quindi permettimi questa chiusa con il sorriso, insomma la soap opera è tutto tranne che finita, anzi, come sempre accade quando si raggiunge un accordo, gli effetti sono ancora più lunghi delle cause, no? Che hanno scatenato poi la rivalutazione e di conseguenza che hanno portato un accordo nuovo. Assolutamente sì, l'onda lunga, l'onda lunga. Esatto, l'onda lunga, ma noi la cavalcheremo come sempre, perché così almeno saremo sempre aggiornati. Grazie Maurizio Carta, Alliance News. A voi buona giornata. Grazie, buona giornata a te e noi torniamo tra poco naturalmente ancora sulle fonti TV.